Allora, la domanda inevitabile è: com'è stato essere sul set diretti da una leggenda, una maestra come Liliana Capani? Direi, per me, al di là delle aspettative, è stato sorprendente, nuovo, nel senso, un modo antico di fare cinema che prevede una dilatazione del tempo che ormai non abbiamo più, perché tutto va macinato, va di corsa, va in fretta, va consumato, e invece una dimensione nella quale ci si prende un tempo per elaborare le scene, quello che si vuole fare, senza fretta. E questo è stato forse quello che ho ritenuto più forte dall'esperienza con lei. Per me è stato fondante il primo incontro a casa sua. Quando l'ho incontrato ho sentito subito come dire, un riconoscimento reciproco. Ci siamo viste, ci siamo ascoltate, no? Non è scontata questa cosa. Quindi per me è partito da lì. Quindi ho letto il copione con questo sentimento di questo incontro così bello, così semplice con Liliana. Spesso uno va ai primi incontri e comunque c'è come dire, una tensione, vorresti che quella persona ti piacere a quella persona. Invece io mi sono sentita proprio disarmata davanti a lei, semplicemente. E per me è partito tutto da lì, la costruzione del personaggio, della storia e poi moltissimo l'incontro con gli altri attori. L'incontro con gli altri attori, con gli altri personaggi che si è in qualche modo dispiegato nel tempo, nel senso che all'inizio era un po' una costrizione, poi piano piano ci siamo resi conto che le barriere, le armature di ognuno cadevano e un po' come nel film che abbiamo più o meno girato in sequenza, anche questi personaggi che quando scoprono questo evento che potrebbe cambiare la loro vita, come la fine del mondo, all'inizio pensano a cosa dovrebbero fare, a cosa, no? Cosa gli manca. Poi improvvisamente si sospendono in una specie di presente eterno, eterno. E quindi capisci che la vita forse finisce, ma l'esistenza no. E quindi come dire, connettono con un sentirsi di esistere ed è un privilegio assoluto che avviene spesso solo quando, come dire, quando succede qualcosa di solito di tragico, no, come un detonatore di qualcosa. E quindi la fortuna di questi personaggi di incontrare un evento così gigantesco. Ed è anche un'ispirazione per quello che in qualche modo, no, il cinema dovrebbe fare, cioè ispirare, lanciare una scintilla, una riflessione su come siamo sempre tutti concentrati sul futuro, ci proiettiamo o sul nostro passato, no? Rimuginiamo, pensiamo, quando invece il tempo, non c'è, ma non perché è questo, è una frase bella fatta, perché è l'unico tempo che c'è. Che puoi immaginare, che puoi sentire, non perché così lo dico, c'è scritto sui manuali, se tu ti fermi un attimo. Poi paradossalmente dentro quella presenza, quando tu ritrovi la presenza, per quello dico sorprendente, l'assaporare la lentezza dell'elaborare le cose senza una pressione esterna, dentro quella presenza riscopre una dilatazione, quindi il tempo per assurdo si espande, e quindi perché diventa più denso di materia umana. Grazie.